Il matrimonio è un lavoro di squadra, lo abbiamo detto spesso, adesso cerchiamo di entrare nello specifico. Sono tanti gli attori coinvolti, ognuno con il suo ruolo fondamentale, e allora conoscere le dinamiche di ognuno ti permette di integrarsi al meglio in questo, di coordinare tutto al meglio e tirar fuori il massimo da una performance, da un'esperienza di questo tipo. Non tutto dipende dal DJ, il DJ ha il suo spazio in determinati momenti. Anche i tempi devono essere raccordati insieme alle esigenze degli altri. Ognuno deve salvaguardare il proprio lavoro e certe volte si creano anche degli elementi di conflitto in cui si dovrà trovare una mediazione. Però bisogna tenere di conto anche delle dinamiche che si mettono in moto per far sì che il matrimonio risulti un ingranaggio perfetto. Come abbiamo detto spesso, i tempi delle varie fasi, l'aperitivo, la cena, il dopo cena, dipendono ovviamente da chi si occupa della cucina, che sia il ristorante, il catering, la villa, chiunque sia che si occupi di questo. E allora un coordinamento con il responsabile non solo è auspicabile, ma è assolutamente necessario. Spesso ci facciamo un programma che poi non viene rispettato nei fatti, tra i ritardi, tra le persone che si fanno i suoi comodi, tra chi si vive il momento senza porsi troppi problemi. Possono variare i tempi. Può essere utile coordinarsi con il responsabile della cucina per capire quando sta per finire una fase, quando c'è da preparare la musica dall'altra parte e così via. E anche per trovare i momenti per dare ritmo e far ballare, può essere utile sfruttare gli spazi lasciati dalla cucina. Per esempio, se viene servito un piatto, è inutile che le persone siano tutte in piedi. È giusto che si vada a mangiare quel piatto nel modo migliore possibile, senza che si sia raffreddato. Se ci sono delle pietanze che hanno dei tempi di cottura lunghi, allora lì invece si crea uno spazio per poter fare della musica o per accelerare un po' il ritmo. E un dialogo tra responsabile e DJ è vincente, soprattutto perché ci si aiuta a vicenda, si capisce un po' quali sono i tempi e gli spazi e si dà modo di tappare i buchi, ognuno con il lavoro dell'altro. Lo stesso avviene, per esempio, per quello che è il compito dei fotografi, che tengono gli sposi magari per un po' di tempo mentre le persone stanno già arrivando all'aperitivo, oppure devono fare degli scatti durante l'evento, magari il tramonto, un momento particolare, anche loro sono da tenere in considerazione. Anche perché loro hanno degli eventi da fotografare e allora ti chiederanno di fare determinate cose ed è bene anche in questo caso mettersi d'accordo. Così come anche quando c'è un responsabile dell'evento, una wedding planner o comunque un organizzatore che magari ha delle idee in testa, delle cose da fare o ha magari bisogno di tempo per trattenere le persone prima che si spostino in un'area che deve essere allestita. E anche in questo caso il DJ può essere di aiuto. È fondamentale conoscere tutto quello che deve essere fatto, tutto quello che può essere fatto per essere sempre pronti, essere sempre previdenti e non farsi cogliere di sorpresa. Di contro, quando si trovano delle situazioni tra virgolette ostili, il DJ deve preservarsi, non può far passare tutto che poi si assorbe completamente il tempo per ballare o per il divertimento o magari le persone sono talmente sfinite che non hanno la benché minima gioia della tua musica. Uno deve farsi furbo quando si trovano delle situazioni, come dire, non troppo piacevoli e fare in modo di fare al meglio il proprio lavoro, soprattutto quando hai una cognizione di causa, di esperienza e sai come parlare. Riesci anche a evitare dei contrasti o quantomeno averle la meglio, perché la tua preparazione non è in discussione. Come tu devi tenere conto le esigenze di tutti, anche gli altri devono tenere di conto le esigenze del DJ e della musica. Quante volte ti sarà capitato che gli sposi vorrebbero la musica durante la cena, ma non c'è neanche spazio per una cassa, oppure dove te avevi pensato di mettere l'impianto si trova proprio di fronte ai tavoli delle persone più anziane? Anche quello, se non si può prevedere prima, è bene trovare una soluzione sul momento. Ovviamente l'allestitore ha le sue esigenze, la musica ce n'ha altre e bisogna far combaciare tutto, combinare tutto. Cercare di essere molto disponibili nei confronti degli altri, ma anche di non farsi mettere i piedi in capo e di trovare il modo che anche la musica abbia il suo spazio, i suoi tempi e che sia gestita al meglio. Non facci mancare i tuoi suggerimenti, commenta pure qua sotto. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!